Cercasi ragazzi per consegne, massima serietà ed educazione. Buono, non è geniale. Male. No, dai, segnalo. In realtà... Aspettate, ragazze. Io ho una mia cara cugina che lavora in un supermercato. E? Ma c'è un problema. Quale? Che sono molte ore. Non importa, è la cosa non importa. No. Infatti, sai una cosa, dovresti informarti bene sull'età. Sì, potrebbe essere un problema, certo. Ma come fare quella faccia? Cerco di essere realista. Beh, allora continuiamo a cercare, dai. Sì, ragazze, non abbassiamo la guardia. Cameriera in un bar nella zona nord. È buono, mi piace. Fare la cameriera mi va benissimo. Sì, dai. Aspettate, c'è scritto qualcos'altro. Vediamo. Sabato, domenica e festivi. Sì. E il turno di notte. No, tua mamma si arrabbierebbe. Sì, e poi è molto pericoloso, Ah sì, dici che è pericoloso, hai ragione. Meglio di no. Bene, allora devo cercare un impiego dal lunedì al venerdì e fuori dall'orario di scuola. Sì. E potrebbero anche andare bene i fine settimana, no? Certo, non così raccogli i soldi molto più rapidamente. Ottimo. Sarebbe l'ideale. Sì, vediamo. Continuiamo a cercare. Ciao, ragazzi. Ciao, amore mio. Che succede? Vieni un momento, Giusy. Beh, io vado. Vai pure, Giusy, vai. Ciao. Continuiamo, giriamo la pagina. Credo che lì ce ne sia uno buono, ottimo per te. Ciao, ragazze, che fate? È successo qualcosa? No, stavamo solo leggendo una barzelletta sul giornale. Una barzelletta davvero divertente. Su questo giornale ne pubblicano ogni giorno una diversa. Sono così divertente. Aspettami, eh. Eccomi qua. Ciao. Tutto allora bene? Mi hai chiamato? Sì, ti ho chiamato. Perché devo raccontarti una cosa, un segreto. Vediamo, raccontami, che c'è? Andrò a lavorare. Cosa? A lavorare? E perché? Perché in questo modo potrò raccogliere i soldi che mi servono per comprare il biglietto aereo. Qui sembra tutto davvero squisito. Sì, tu scegli quello che vuoi e lo ordiniamo, ok? Sì, ho tantissima voglia di mangiare una pizza. Una pizza, allora vediamo. Una margherita a pomodoro e mozzarella. Ah, mi piacerebbe, la mia preferita. Affare fatto. Ho l'acquolina. Guarda, questa è per te. Oh. Questo è il ricordo della nostra prima pizza insieme. Ti amo, Mati. Oh, sei carinissimo. Chiamo la cameriera, vuoi? Certo, okay. Chiamala. No. E tu che ci fai qua? E sto cercando un anello che ho perso. Beh, lo cerchi dopo, Caterina. Qua veniamo per lavorare. Ah, d'accordo. Mattias! Che succede? No, guarda quel cartello che dice. Dice, cercasi cameriera. Non è possibile. Mattias, pensi mi debba presentare? Adesso, in questo momento, Mattias. Tu sei quella nuova, vero? Sì, piacere. Patrizia o Patty è lo stesso. Scegli sai tu. Dove ti stai cacciando? Sì, certo che sì. Sto per iniziare un nuovo lavoro. Non lo sai? Questo lavoro è una vera sciagura. Ah, perché mi dici questo? No, non me lo dire, perché io sono super entusiasta. No. È così. All'inizio siamo tutte entusiaste, ma dopo poco ci scontriamo con la realtà e vogliamo andare via di corsa. Perché? Perché andare via di corsa? Perché ti stanchi di tutto. Del cattivo umore della gente, degli ordini imposti dal titolare e di passare la vita qua dentro a vedere gli altri che se la spassano alla grande. Per questo me lo dici? Beh, a me non succederà lo stesso che è successo a te, non mi succederà. Ah, no. No? E perché no? Perché io ho accettato questo lavoro per realizzare un sogno, andare con il mio ragazzo in Spagna. Per la serie Lavorando per un sogno? Sì. Se ti metti a ballare sei pronta per la televisione. Spero soltanto che il tuo sogno non si trasformi in un incubo. Patty, ma cosa... Caterina, che ci fai qui? Oh no, non posso credere ai miei occhi. Sì, Patty. È una vera sfortuna, Caterina. Nascondiamoci, vieni. Okay. Andiamo. Che sciocco che sei. E pianta. Sto bene così. Che fate qui? Avete perso un altro anello? No, Giulia, abbiamo bisogno che tu ci faccia un grande favore, un favore enorme. Che succede? Vorremmo che mandassi via quei ragazzi là.
Sì, loro sono nostri amici di scuola e per favore non vogliamo che ci vedano, sì, per piacere, te lo chiedo. Quelli che sono seduti lì, quello... Ok, oggi a voi, domani a me, intesi? Sì. Grazie, Giulia, grazie di quale... Smettila, sì, scusate ragazzi. Ah, potresti portare un piatto di... Questo tavolo è riservato, mi dispiace. Ma come, non c'è scritto che è riservato? Ah, è che ho dimenticato di mettere il cartello. D'accordo, andiamo a sederci a quello laggiù. Dai, okay. No, no, anche quello è riservato, ragazzi. E quello in fondo? Niente da fare. Beh, questo accanto allora. Beh, anche quello è riservato. E se andassimo di sopra? Sono tutti tavoli riservati, ragazzi. Tutti quanti? Sì, tutti. Come mai? È festa nazionale o cosa? Ah, è magnifico. Sta davvero spopolando il locale, è divino. Andiamo. Allora andiamocene. D'accordo. Grazie lo stesso. D'accordo. Grazie, eh. Andiamo da un'altra parte. Meno male. Sì, è arrivata Emma e mi ha detto che abbandonerà la scuola. Non puoi immaginare la mia faccia. Non potevo crederci. È una notizia stupenda. Mi sembra ancora un sogno, Patty. Sì, incredibile, sì, incredibile. Sì, finalmente tutti i nostri problemi sono stati superati. Ma sarà vero o sarà un'altra delle sue trappole, dei suoi inganni? Perché tu sai che lei è... No, Patty, non credo proprio che Emma sia così intelligente. E poi hai visto che oggi non è venuta a scuola, quindi sono così contenta, così felice. Ora io e Nicholas possiamo stare tranquilli e pensare a nient'altro che a noi due. È un sogno che si realizza. Ah, sì, grandioso, grandioso. Ah, Patty, che ti succede? Sei stanca? Hai una faccia? Perché sbadigli? Sì, è vero, sono stanca, tanto stanca. Non vedo l'ora di andare a dormire. E perché? Ieri ho cominciato a lavorare. Cominciato... cosa? Che dovresti dire a tua nonna Ines che stai lavorando. E perché? Chissà, se scoprisse che stai racimolando i soldi per partire con Mattias, potrebbe fare qualcosa. E che potrebbe fare? Darmeli lei? No, non mi riferivo a questo. Magari potrebbe parlare con Leandro e con tua madre e convincerli come ha fatto l'altra volta. Forse hai ragione. Ma certo, Patty. Comunque sia, provaci. Tanto che cos'hai da perdere? Peggio di così? Ma Antonella, sai che è meraviglioso avere accanto un'amica come te che mi dà consigli così utili. Grazie. E allora avanti, dai, raccontamelo. Mia nonna mi ha detto che mi darà i soldi che mi servono per poter venire via con te. No, è una bugia, mi prendi in giro. No, mia nonna è fantastica, non ci posso credere. Ma come si è convinta? Cosa è successo? Antonella mi ha dato l'idea. Mi ha suggerito di dirle che volevo partire con te. Quando le ho detto che stavo lavorando per comprarmi il biglietto, mi ha risposto che lei non poteva permetterlo. No, è ovvio, anche io te l'avevo detto, no? E quindi non dovrò più lavorare. Bene, mi sembra perfetto, perché a me l'idea che lavorassi fino a tardi non mi piaceva per niente. Ma è una cosa che avevo deciso io, nessuno mi aveva obbligata. Sì, sì, ma lo facevi per me e questo mi faceva sentire colpevole. Che sciocco, sei proprio sciocco. Sciocco? E perché sì, sono sciocco? Perché non hai capito che farei qualunque cosa per te. Sai che ti dico? Cosa? Anch'io per te, davvero.